Benvenuti a questo nuovo appuntamento speciale, 75esima edizione del Salone EICMA a Milano. Siamo in compagnia di Atos, responsabile vendite di Luciano Moto. Ciao Atos, benvenuto. Ciao a tutti, benvenuti. Ti chiedo subito, quanto è importante per la vostra azienda essere presenti a una fiera internazionale così importante come l'EICMA? Sì, EICMA tutti gli anni è sempre importantissimo a livello internazionale, come hai detto, è sempre ricco di novità, così come i marchi che rappresentiamo. Appunto, voi siete concessionari ufficiali, tra gli altri, di Kawasaki e Indian. Ci troviamo in questo momento allo stand della Kawasaki, che presenta 5 novità, se non sbaglio. Questa che abbiamo qui di fianco a noi è la prima, la Z900 RS Café. Cosa ci dici di questo nuovo modello? Sì, come hai detto, con Kawasaki abbiamo proprio ben 5 novità, modelli completamente nuovi, appunto la Z900 RS, ora qua in versione Café. È una moto che eredita la meccanica dello Z900, che è stata la moto scarenata che ha riscosso più successo quest'anno, nel 2017, per cui con 125 cavalli. Possiamo dire che Kawasaki è stata l'ultima a produrre un modello retro, vintage. Abbiamo dato il massimo e direi che sarà un nuovo riferimento sicuramente. È retro solamente come linea, appunto, però i contenuti sono tutto ciò che è più innovativo per quanto riguarda Kawasaki. Abbiamo una strumentazione analogica per quanto riguarda contachilometri e contagiri, ma con un bello strumento completo LCD all'interno, e la moto è veloce, maneggevole, potente, proprio come la Z900. Le prestazioni praticamente sono medesime, però con un aspetto decisamente più vintage, che richiama proprio lo Z1 degli anni 70, che era già la moto che all'epoca sbaragliò la concorrenza. Perfetto, allora abbiamo visto questo modello, ce ne sono altri 4, andiamoli a scoprire insieme ad Atos di Luciano Moto. Dopo aver visto la Z900 RS Café, ci siamo spostati sulla Z900 RS, il modello base, diciamo così. Sì, è il modello base, il modello scarenato, uguale in tutto e per tutto, fatta eccezione per le sovrastrutture. Presto sarà disponibile nei nostri showroom in tutte e tre le colorazioni e in pronta consegna. Spostiamoci allora adesso avanti a questo modello bellissimo, una Ninja ZX10R SE. Quali sono, ti chiedo Atos, le caratteristiche di questa moto? Sì, ricordiamo che Ninja ZX10R ormai è il riferimento delle super sportive da tre anni che praticamente abbiamo quasi ammazzato il campionato mondiale di Superbike, vincendolo sempre in anticipo. Ora è uscita la versione SE, questa è la moto più ricca per quanto riguarda la famiglia delle super sportive di Kawasaki. Abbiamo introdotto, rispetto al modello precedente, i cerchi forgiati in alluminio Marchesini e le sospensioni a controllo elettronico, per cui sia all'anteriore che al posteriore abbiamo l'assetto che viene completamente gestito da una centralina in tempi di reazione veramente velocissimi, si parla di ordine di millisecondi, permettono proprio di far sì che la moto si possa adattare a tutto ciò che riguarda il stile del pilota e fondo di guida, per cui una moto che si adatta davvero alle nostre capacità di guida e agli agenti esterni. Abbiamo inoltre anche di serie il quick shift sia in salita che in scalata. Kawasaki porta ad EICMA la terza generazione della sua piccola Ninja, la Ninja 400. Atos, sei seduto a bordo, in sella, che moto si tratta? Sì, sono qua sulla più piccolina delle Ninja, un modello completamente nuovo, per cui siamo partiti dalla 250, passando per la 300, ora siamo sulla Ninja 400, che ricordiamo è già guidabile a partire da 18 anni, abbiamo un motore completamente nuovo, un telaio completamente nuovo, quindi è una moto che ha ereditato il nome solamente per quanto riguarda appunto il segmento, ma è una moto completamente diversa, leggera, maneggevole, quindi per muoversi anche bene nel traffico cittadino. Siamo intorno ai 160 kg come peso, i cavalli sono una quarantina, per cui ce n'è anche da divertirsi assolutamente quando si esce fuori di città, appunto. Guidabile già a 18 anni con la patente A2.
Perfetto, il giro non è ancora finito, andiamo su un'altra moto. Sì, ora ci manca l'H2 che è la versione compressa delle Ninja, quindi la più potente. Abbiamo avuto a catalogo l'H2 e l'H2R, con cui Kawasaki, gli ingegneri di Kawasaki si sono potuti spingere fino a una potenza di 300 cavalli. Questa tecnologia ha permesso allo stesso tempo di mantenerci su una cavalleria di tutto rispetto, anzi da riferimento, siamo a 210 cavalli, un rapporto peso-potenza impressionante per un mezzo che si colloca in pieno in categoria sport tourer, ma con i consumi ridotti. Considerate che la nuova H2SX, che sostituisce in tutto e per tutto la GTR, a 200 cavalli, 210 cavalli appunto, ma ha dei consumi che saranno inferiori a quelli di Z1000SX e Versys 1000, per cui con una potenza però decisamente superiore, almeno un 60% in più di potenza. Considerate che la nostra diretta concorrente è un 1600 di cilindrata con 165 cavalli, con Kawasaki abbiamo 210 cavalli con un 1000 di cilindrata, per cui anche qua Kawasaki vuole essere il punto di riferimento con una moto completamente nuova da tutto il resto del panorama motociclistico. Siamo spostati in casa Beta per vedere la nuova novità, la RR 125 due tempi. Atos, parlaci di questa moto. Sì, Luciano Moto, da tantissimi anni è concessionario Beta, quindi rappresentiamo il marchio in modo storico. E la novità attesissima per quanto riguarda il marchio Beta appunto riguarda i sedicenni, è nuovamente disponibile a listino l'RR 125 due tempi, quindi una moto da enduro vero con cui si possono raggiungere davvero delle ottime prestazioni, quindi una moto pronta anche già per correre, con un'erogazione molto molto piena e vigorosa. Vengono impiegati tantissimi materiali di pregio come l'alluminio e magnesio proprio anche nella costruzione del motore. I sedicenni possono ritornare a ridere davvero per guidare la loro moto, perché siamo tornati di nuovo alle motoserie. Ci siamo spostati in casa Brixton, un marchio inglese rivolto principalmente ai giovani, vero Atos? Certo, tra tutti i marchi rappresentiamo anche Brixton come concessionari ufficiali, per cui abbiamo tutta la gamma di 125 disponibili in pronta consegna, a moto adatta ai sedicenni che stanno incominciando appunto a pensare di avere una moto seria, oppure anche a chi vuole una moto leggera, facile, che non consumi praticamente niente. È arrivata l'attesissima 250, quindi oltre a tutta la gamma di 125 potrete presto trovare da noi la 250, che monta una forcella a steli rovesciati e un cambio meccanico a 6 rapporti. Sempre ad EICMA 2017, sono sempre in compagnia di Atos, di Luciano Moto. Ci siamo spostati in casa Indian, storico marchio americano. Quali sono le novità di questa casa? Sì, non potevamo che chiudere in Indian, Gabriele. Ricordiamo che Indian è il primo marchio americano, per cui la prima motocicletta americana è nata proprio nel 1901. Abbiamo già scoperto la nuovissima Scout Bobber nei due passati Open Days del mese di ottobre, nella parte finale di ottobre. Eccola qua. Ora la possiamo vedere in tutte le colorazioni, in tutte le configurazioni. Ricordiamo che Scout è l'entry level per quanto riguarda la cilindrata del marchio Indian, ma è una moto che per molti può essere già appunto un punto d'arrivo, l'oggetto del desiderio, in quanto completamente diversa da tutto il resto delle moto che tratta il marchio, con un motore potentissimo. Pensa che la 1133 fa 95 cavalli e raggiunge veramente in un batter d'occhi 200 km orari. Come novità, l'Indian ancora ha presentato la Roadmaster, che quindi è il veicolo più turistico, più confortevole del marchio, in versione Elite con una verniciatura speciale e una dotazione completa davvero di tutto. Volevo ricordare, per chi non fosse aggiornato in merito a tutte le nostre promozioni, che abbiamo sempre attiva l'operazione più importante, che è l'operazione 50%, che vi permette di acquistare qualsiasi moto che abbiamo spendendo solamente la metà di quello che costa dal prezzo di listino. Questa offerta è valida sia per le moto nuove che per le moto usate. Per 2 anni avrete tutta la manutenzione ordinaria, per cui gomme, tagliandi, scontate del 50% da tutti i listini ufficiali, per cui fate la manutenzione spendendo meno di quello che costano noi i ricambi,
e dopo 2 anni potrete semplicemente decidere se pagare la metà che rimane senza ulteriori costi o in unica soluzione o a rate, o restituirci la moto. A quel punto non dovrete più pagare niente, non sarete vincolati ad acquistare niente, ma vi verrà rimborsato fino al 50% di quello che avete speso per i primi 2 anni. Per cui con praticamente la spesa dell'IVA utilizzate la moto 2 anni e siete poi liberi di fare tutto quello che volete. Un'offerta davvero imperdibile. Allora, grazie ancora ad Atos per questa edizione speciale, chiamiamolo così, qui dall'EICMA di Milano, e un saluto a tutti i telespettatori. Vi aspettiamo da Luciano Motta. Certo, salutiamo tutti, ricordiamo l'indirizzo, c'è ancora qualcuno che magari non lo sa, anche se non ci credo, siamo in via Circonvallazione 49A a Casalgrasso, che è proprio sulla strada che va da Torino verso Saluzzo. Visitate il nostro sito che è lucianomoto.com, vi aspettiamo numerosi.